della quarta domenica di Quaresima. Siamo nella domenica della gioia e della carità, domenica della misericordia, che vuol dire avere un cuore pietoso, nutrire sentimenti di compassione, perdonare, donare speranza e manifestare amore. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Celebriamo questa terza domenica in compagnia di un giovanotto. Ce lo presenterà il Vangelo. Quel giovanotto è un po' la nostra immagine, la nostra figura, è la nostra storia. Questa mattina ci mettiamo in ascolto del Signore perché possiamo davvero gioire dell'incontro che Egli ci riserva nel momento in cui ci decidiamo di ritornare a Lui. La Quaresima è l'allenamento a ritornare nel cuore di questo Papà che è Dio. Signore, pietà. Signore, pietà. Cristo, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Signore, pietà. Dio onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati, ci conduca alla vita eterna. Amen. Preghiamo. O Padre, che per mezzo del tuo Figlio operi mirabilmente la nostra redenzione, concedi al popolo cristiano di affrettarsi con fede viva e generoso impegno verso la Pasqua oramai vicina. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Le letture di questa settimana sono un invito al ritorno a Dio e a riconciliarci con Lui. Quando ci sottraiamo con le nostre scelte alla Sua volontà, ecco che ci viene offerta ancora e sempre la possibilità di essere accolti, abbracciati e benedetti da Lui, grazie alla Sua instancabile misericordia verso di noi. A questo punto, accoglienza e perdono costituiscono il legame della fratellanza umana, che dobbiamo coltivare come figli di un padre che lo esercita.
esercita con noi continuamente. In questo periodo di revisione accostiamoci al sacramento della riconciliazione, donatoci da Dio per mezzo di Gesù, per rinascere a vita nuova, rivivendo ogni volta una nuova Pasqua. Thank you.
si avvicinavano a Gesù tutti i pubblicani e i peccatori per ascoltarlo. I farisei e gli scribi mormoravano dicendo: «Costui accoglie i peccatori e mangia con loro». Ed egli disse loro questa parabola. Un uomo aveva due figli. Il più giovane dei due disse al padre: «Padre, dammi la parte di patrimonio che mi spetta». Ed egli divise tra loro le sue sostanze. Pochi giorni dopo, il figlio più giovane raccolte tutte le sue cose, partì per un paese lontano e là sperperò il suo patrimonio vivendo in modo dissoluto. Quando ebbe speso tutto, sopraggiunse in quel paese una grande carestia ed egli cominciò a trovarsi nel bisogno. Allora andò a mettersi al servizio di uno degli abitanti di quella regione, che lo mandò nei suoi campi a pascolare i porci. Avrebbe voluto saziarsi con le carrubbe di cui si nutrivano i porci, ma nessuno gli dava nulla. Allora ritornò in sé e disse: «Quanti salariati di mio padre hanno pane in abbondanza e io qui muoio di fame? Mi alzerò, andrò da mio padre e gli dirò: Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio. Trattami come uno dei tuoi salariati». Si alzò e tornò da suo padre. Quando era ancora lontano, suo padre lo vide e per compassione gli corse incontro e gli si gettò al collo e lo baciò. Il figlio gli disse: «Padre, ho peccato verso il cielo e davanti a te, non sono più degno di essere chiamato tuo figlio». Ma il padre disse ai servi: «Presto, portate qui il vestito più bello e fatelo indossare. Mettetegli l'anello al dito e il sandali ai piedi. Prendete il vitello grasso, ammazzatelo, mangiamo e facciamo festa. Perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». E cominciarono a far festa. Il figlio maggiore si trovava nei campi. Al ritorno, quando fu vicino a casa, udì la musica e le danze. Chiamò uno dei servi e gli domandò che cosa fosse tutto questo. Quello gli rispose: «Tuo fratello è qui e tuo padre ha fatto ammazzare il vitello grasso perché lo abbia avuto sano e salvo». Egli si indignò e non voleva entrare. Suo padre allora uscì a supplicarlo, ma egli rispose a suo padre: «Ecco, io ti servo da tanti anni e non ho mai disobbedito a un tuo comando e tu non mi hai dato mai un capretto per far festa con i miei amici. Ma ora che è tornato questo tuo figlio, il quale ha divorato le tue sostanze con le prostitute, per lui hai ammazzato il vitello grasso». Gli rispose il padre: «Figlio, tu sei sempre con me e tutto ciò che è mio è tuo. Ma bisognava far festa e rallegrarsi perché questo tuo fratello era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato». Parola del Signore. Thank you.
pagina del Vangelo di oggi, diciamolo un pochettino familiarmente, è una pagina molto usata, anche molto conosciuta. Il figlio che se ne va di casa, che impersona un poco il peccatore, il degrado in cui si immerge purtroppo, cade talmente in basso, perde la sua dignità, viene ridotto a livello dei maiali, poi questo rigurgito per cui ritorna a casa. Vedete, fratelli cari, io stamattina vi vorrei far riflettere su due feste, perché qui il Vangelo ci presenta due feste. La prima festa è quella che ci offre il mondo. Voi lo sapete per esperienza, forse, quando tieni i soldi che vogliono tutto quanto a pieno. Pensate ai nostri ragazzi, ai nostri giovani, non so qui a Capri, ma in terraferma è più facile immaginare che se tieni i soldi, tieni una bella macchina, trovi i compagni, trovi le compagne, pizze, balli, discoteche, notti e tutto il resto, ve lo lascio immaginare. Il mondo ti prospetta questa festa, purché tu faccia una scelta di vita. Devi metterti qualche cosa? No, qualcuno alle spalle. Mettiti Dio alle spalle. E il mondo ti offre tutte le feste che vuoi, salvo che questa festa che il mondo ti dona non ti fa sentire beato, felice. Ti crea un vuoto dentro che tu non sai come riempire. E chi di noi, fratelli, non ha fatto questa esperienza? Pensavamo di prendere il cielo con le mani e poi ci siamo ritrovati con niente in mano. Ecco, questo scendere sempre più giù. E tu, fino a quando tenevi i soldi, caro giovanotto, e sono io, sei tu che mi ascolti, fino a quando tieni i soldi la gente ti corre dietro, ma il giorno in cui non tieni più la macchina per andarci su, non tieni più i soldi per andare in discoteca, non tieni più i soldi per andare a fare il drink, non tieni più i soldi per andare a fare la pizza, non tieni più come andare al Mixed Club o al Night Club, dite come volete voi, la gente se ne va e tu rimani solo. Il peccato ti fa rimanere sempre solo. Tutto quello che poteva essere il mondo intorno a te crolla, come è crollato il mondo di questo giovanotto, che si è ritrovato questo giovanotto, una identità perduta, non si sa più riconoscere. Le amicizie, vabbè, le amicizie, mettiamo un momentino da parte, queste non sono amicizie. Le vere amicizie sono quelle che piangono con te, quelle che si mettono a terra con te nella sofferenza, quelle sono le vere amicizie. Hai perduto la tua dignità, sei ridotto a stare con i porci, con i maiali. Questo è il segno, fratelli cari, ti fanno perdere la tua dignità. Addirittura c'è la competizione per mangiare una chianna e pensate che i maiali gliela danno, non gliela dà nessuno, non gliela dà nemmeno il maiale. Questo uomo
si ritrova. Questa forse è la pedagogia di una festa che, mentre c'ha tutti i lati negativi, uno ce l'ha positivo. Questa festa ti fa rientrare in te stesso e ti fa dire: che sto combinando? Questo giovanotto ha trovato la forza di rientrare in se stesso e ha trovato dentro, nel profondo di se stesso, qualcuno che non l'ha mai abbandonato. Fratelli, non mi stancherò mai di dirvi: nel peccato, nell'esperienza del peccato, siamo noi che ci allontaniamo da Dio. Mai Dio si allontana da noi, mai, mai, mai. E quello che l'ha rimesso in piedi, questo giovanotto, è stato proprio questo richiamo del padre, la presenza di questo papà. Allora lui ritorna, va nel profondo di se stesso e pensa al papà, alla casa di papà. Certo, se leggiamo alla lettera il Vangelo di oggi, gli manca il pane, ma forse gli manca qualche altro tipo di pane, forse gli manca l'amore del padre, il respiro del padre, il clima della casa del padre. E allora si mette in piedi, l'amore del padre lo rimette in piedi, l'amore del padre diventa forza per un cammino faticosissimo certamente, ma che il cammino del ritorno lo riporta a casa. E non so se vi siete accorti quanto è bella la descrizione. Luca qui è stato addirittura un poeta. Quando lo vide da lontano, il padre gli corse incontro. Gli occhi di questo papà, forse consumati dal pianto, nonostante tutto, sono stati capaci di riconoscere da lontano il figlio che sta tornando, e il papà gli corre incontro. Il papà fa la corsa dell'amore, e quando arriva dal figlio gli permette di parlare molto, molto poco, lo abbraccia, lo bacia. La seconda festa sta qua. È la festa del ritorno, è la festa dell'abbraccio. Adesso davvero non hai più bisogno di chi viene a consomigliare con te, di chi viene in discoteca con te, di chi viene alla pizza con te. No, adesso ti accorgi che quel tutto che avevi perduto lo hai ritrovato. Papà, ma io sono stato un disgraziato, io mi sono comportato male. È il papà che lo affoga sul suo petto e comincia il ritmo di una festa diversa, la festa dell'amore, la festa della dignità ritrovata. Sono i segni della dignità, la veste bella, i calzati ai piedi, l'anello al dito, sono i segni di un figlio che è stato riconosciuto dal padre come tale ed è stato riportato nella sua dignità. Quando il Vangelo ci dice, amici carissimi, che c'è più festa in cielo per un peccatore che si converte, anziché per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione, fratelli, in quel figlio leggiamo la nostra storia. Quando noi ritorniamo al Padre, c'è una festa di amore, c'è una festa di fronte alla quale c'è soltanto da struggersi, diventare piccoli e dire: ma io non sono degno. Questo figlio l'ha detto: io non sono degno, ma il Padre gliel'ha fatto. Questa festa gliel'ha donata veramente con tutto il cuore, ha ammazzato il vitello grasso perché questo mio figlio era morto ed è tornato in vita, era perduto ed è stato ritrovato. Questa festa però da chi viene disturbata?
da uno che non sa fare festa, il figlio maggiore, che incarna un po' il perbenismo religioso di ieri, di oggi, speriamo mai più di domani, il perbenismo di chi crede di essere sempre il perfettino del momento, di chi non sbaglia mai, quando ce ne sono, fratelli cari, anche nella Chiesa, di quelli che condannano gli altri perché sbagliano e che pensano di non sbagliare mai. E qual è stato il frutto? Questo figlio maggiore che non riconosce il fratello che ritorna a casa, non riconosce l'amore del padre, non entra a fare festa, non partecipa alla festa. E io aggiungo, perché non era degno. Quando tu rinfacci a papà, non che non ti ha amato, ma che non ti ha dato un capretto, significa, fratello mio, che tu, di questo Dio, di questo Gesù Cristo, della tua vita, non hai capito letteralmente nulla. Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre e prima di tutti i secoli. Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e creato della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di lui tutte le cose sono state create, mentre l'uomo per la nostra salvezza discese dal cielo, e per opera dello Spirito Santo si è incarnato il seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì sul sepolcro, e terzo giorno risuscitato secondo le Scritture, e salì dal cielo sia a destra del Padre. E di nuovo è grande la gloria per il capo di tutti i morti e sorregge a un altro figlio. Crede nello Spirito Santo che è il Signore della vita e procede da Padre al Figlio e con il Padre il Figlio ha adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Crede la Chiesa, una santa cattolica apostolica, professo solo a te e aspetta la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Rivolgiamo la nostra preghiera al Padre dei Cieli dal profondo del nostro cuore. Preghiamo insieme e diciamo: Padre, donaci il tuo abbraccio. Padre, donaci il tuo abbraccio. La Chiesa con il Papa, i Vescovi e i suoi ministri abbia braccia aperte e misericordiose verso i propri figli, che pur sbagliando vogliono ravvedersi e rientrare nella grande famiglia di Dio. Preghiamo. Padre, donaci il tuo abbraccio. I genitori che vedono allontanarsi i figli per seguire le proprie esigenze e fare nuove esperienze, non si scoraggino e imitino il Padre misericordioso, che accoglie e che perdona. Preghiamo. Padre, donaci il tuo abbraccio. I figli che si sono allontanati, disperdendosi tra le attrattive del mondo, sentano la nostalgia della casa del Padre, che si uniscano al banchetto della fraternità, attratti dall'amore di Dio. Preghiamo. Padre, donaci il tuo abbraccio. La vita della nostra comunità sia sempre scambio reciproco di dono e perdono, da cui attingere forza per crescere uniti nella gioia e nell'armonia. Preghiamo. Padre, donaci il tuo abbraccio. Rendi sempre nei nostri cuori l'umiltà di chiedere perdono e di ritornare sui nostri passi quando ci rendiamo conto di aver sbagliato. Per questo noi ti preghiamo. Padre, donaci il tuo abbraccio. Per questa in questa celebrazione preghiamo per tutto il popolo. Preghiamo. Padre, donaci il tuo abbraccio. Tutto ti chiediamo, Padre, per Cristo nostro Signore. Amen. Oh.
siamo fratelli e sorelle, perché questo nostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre Onnipotente. Offriamo con gioia, o Signore, questi doni per il sacrificio. Aiutaci a celebrarlo con fede sincera e a offrirlo degnamente per la salvezza del mondo, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre ed in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Con il digiuno quaresimale, tu vinci le nostre passioni, elevi lo spirito, infondi la forza e doni il premio per il Cristo Signore nostro. Per questo mistero si annietano gli angeli e per l'eternità adorano la gloria del tuo volto. A loro canto concedi, o Signore, che si uniscano le nostre umili voci nell'inno di lode. Santo fondo di ogni santità, santifica questi doni con l'effusione del tuo spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore. Egli, offrendosi liberamente alla sua passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi. Dopo la cena, allo stesso modo, prese il calice e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, della nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Thank you.
Mistero della fede. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai ammessi alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra e qui convocata nei giorni in cui il Cristo ha vinto la morte e si è resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Francesco, il nostro Vescovo Franco e tutto l'ordine sacerdotale. Ricordati dei nostri fratelli che si sono addormentati nella speranza della risurrezione, e di tutti i defunti che si affidano alla tua clemenza. Ammettili a godere la luce del tuo volto. Di noi particolarmente abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, con San Giuseppe, suo sposo, con gli Apostoli e i Martiri, Santo Stefano, San Costanzo, Santa Giulia e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedite alla parola del Salvatore, formati al suo divino insegnamento, possiamo dire: Padre nostro che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Lasci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato, sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donare unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Doniamoci un gesto di pace. Beati gli invitati alla cena del Signore. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che prende su di sé i peccati del mondo.
unite per due. Importanti, come avete visto già da qualche manifestino, torneranno un pochettino i padri francescani, appena due giorni, due, tre, e la mattina del 4, saranno con noi, ritorneremo un poco a quell'esperienza forte e bella che avete vissuto qui a Capri, proprio con loro. Lunedì e martedì e mercoledì 2 e 3, alle 17 del pomeriggio ci saranno il primo incontro con i genitori, con gli adulti, non c'è la messa e quindi saremo sereni. L'incontro avviene qui a Santo Stefano. Poi alle 19 incontreremo i giovani ragazzi dalle scuole medie in su, i nostri padri, la padre Alessandro e il padre Roberto, aspettano di poter incontrare i nostri ragazzi. Per chi non lo sapesse, il giorno 2, che era l'anniversario della morte di San Giovanni Paolo II, 2 aprile, sarà promulgata quella lettera apostolica dopo il sinodo dei giovani. Il Papa il 25 marzo, lunedì scorso, l'ha firmata nella casa di Loreto, la Santa Casa di Loreto, e adesso il giorno 2 sarà promulgata. Questa lettera è molto attesa,
perché ci daranno delle indicazioni di approccio, di incontro, di valorizzazione dei nostri giovani. Questo sia il giorno 2 che il giorno 3, i padri francescani saranno con noi. Venerdì prossimo alle 4 del pomeriggio, nella chiesa di Santa Sofia ad Anacapri, siamo invitati tutti, consigli pastorali, consigli affari economici, tutti quelli che vogliono, c'è l'incontro col vescovo che viene a fare un incontro quaresimale con la nostra comunità di Capri. Preghiamo. Dio che illumini ogni uomo che viene in questo mondo, fa risplendere su di noi la luce del tuo volto, perché i nostri pensieri siano sempre conformi alla tua sapienza e possiamo amarti con cuore sincero. Per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. Ci benedica Dio Onnipotente, che è Padre, è Figlio e Spirito Santo. Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace. Buona domenica. Thank you.